Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questo episodio dal colore di retrocomputing. Oggi, insieme, proveremo a rispondere al quesito: quanto vale un computer usato? Breve disclaimer. Allora, in questo breve podcast non vi darò nemmeno una cifra, nessun numero, ma solo una serie di criteri e di riflessioni a cui attenersi per la valutazione di un computer usato. Questo podcast è principalmente pensato per alcuni newbie che decidono di approcciare al mondo del retrocomputing e che, mossi da un'iniziale passione temporanea, vogliono contornarsi da vecchi computers. Quanto vale un retrocomputer usato? Criterio sanitario. Un retrocomputer usato non vale niente, è un oggetto potenzialmente molto pericoloso e molto tossico, tanto più è vecchio. I computer vecchi sono classificati come rifiuti speciali. Se pensate di iniziare una collezione di retrocomputing, vi consiglio di andare a fruire il podcast Attenzione a dove e come fare retrocomputing. Il podcast lo trovate nella playlist www.fare-retrocomputing.tk. Criterio tecnico: se siete uno studente dell'ITI oppure studente universitario di elettronica, ecco, non sta a me dirvi quanto vale un retrocomputer usato. I nerd vanno nei mercatini, come ad esempio quelli di Marzaglia, spendono pochissimi euro per comprare due o tre vecchi computer dello stesso modello, per poter cannibalizzare i pezzi e riparare almeno un computer usato, guasto, e poi rimetterlo in funzione. Hanno quindi nozioni, strumenti, spazi, documentazione e tempo da dedicare a questo hobby. Quanto vale quindi un retro computer usato guasto per un nerd? Pochi euro. Poi i nerd si fanno manutenzione da soli, il tempo non ha un costo perché è una passione. I pezzi di ricambio li cannibalizzano oppure li comprano e comunque il costo totale dell'azione di manutenzione, escludendo il tempo, è modesto. Ecco, se non siete un nerd, lasciate stare. Criterio del succedaneo perfetto. Questo criterio vale solo ed esclusivamente per il VIC-20, per il Commodore 64 e per l'Amiga 500, per cui c'è il relativo emulatore hardware quanto software. E quindi si può equiparare, diciamo, questi emulatori come dei succedanei perfetti per il VIC-20 e il Commodore 64 o anche per l'Amiga 500 con un Raspberry. Mentre la PlayStation Amiga 500 Mini o anche l'Amiga 500 Maxi non sono e non saranno succedanei perfetti di Amiga 500, in quanto gli utenti Amiga usavano la tastiera per produttività personale, essendo il workbench Amiga 1S a finestre, mentre l'Amiga 500 è solo una PlayStation senza tastiera funzionante. Amiga 500 Maxi, ancorché con tastiera funzionante, resterà solo una PlayStation, perché con la tastiera non ci potrete programmare come sul Commodore 64 o C64 o come sul VIC-20 o come sul VIC-20. Quindi, per il criterio del succedaneo, questo vale solo ed esclusivamente per il VIC-20 e il Commodore 64. Quindi prendete il prezzo del nuovo della PlayStation, dimezzatelo del 50%. Ecco, avrete il prezzo massimo che potrete pagare per un VIC-20 o per un Commodore 64C. Criterio funzionale. Ecco, cosa funziona nel retrocomputer che state per comprare? Tutti i tasti della tastiera sono funzionanti? Il disk drive funziona? Il registratore a cassetta funziona? Tutte le prese di uscita del computer funzionano? E anche se tutto funzionasse, ecco, quanto ancora a lungo potrebbe durare l'alimentatore senza che questo vada a fuoco? L'alimentatore del retrocomputer che state per comprare è interno oppure esterno? Ecco, sono tutte domande a cui dovete rispondere prima di dare un valore al computer, tenendo presente che, anche se la macchina fosse in condizioni ottime e perfettamente funzionante, è sempre una macchina usata, con tante, tante ore di funzionamento sul groppone,
Ecco, se vi metteste ad usarla intensamente è molto probabile che in poco tempo qualcosa si spaccherà, perché un retrocomputer non è un computer nuovo. Criterio psicologico, ecco, è un criterio affettivo, la necessità di un collezionista di completare una collezione oppure di riavere la propria macchina con cui è trascorso l'adolescenza. C'è poco di cui discutere, siamo nella dimensione psicologica, sui gusti non ci si discute. Criterio storico, quanto è noto un computer? Quanto è stato un successo commerciale nel passato il computer che state comprando? Se una macchina è sempre stata poco nota e è sempre stata poco venduta anche in passato, ecco, a mio avviso è meglio se la lasciate stare. La rarità di una macchina non è un sinonimo automatico di un grande valore di un retrocomputer. Ad esempio, Commodore Plus 4 sono de facto macchine sconosciute, lo erano anche quando erano nuove e proposte al mercato. Investire su queste macchine è a mio avviso errato, non essendoci mai stato spessore di mercato su queste macchine. Non erano note ieri, non lo sono oggi, non lo saranno domani, perché furono solo dei flop commerciali. Così come furono flop commerciali gli Apple 3, Apple Lisa e i Macintosh 128K. Tutte macchine inaffidabili, e se ve ne capitasse una tra le mani saranno sicuramente rotte oppure prossime ad incendiarsi, da cui è bene stare alla larga, essendo rifiuti tossici pericolosi per voi e per gli altri. Discorso diverso, le macchine Next Step erano poco note quando erano nuove, ma erano hardware affidabile. Da queste macchine fu estratto il sistema operativo Next Step OS, che poi fu il padre di Mac OS X. Ecco, entrambi i sistemi operativi quanto gli hardware derivano dal kernel BSD e Mac OS X fu un grande successo commerciale. Le macchine Next Step di Jobs prendono luce dal grande successo commerciale di Mac OS X, così come Newton di Apple, che fu un altro grande flop commerciale. Oggi però prendono un po' di luce da iPhone 1, che iPhone 1 fu un grande successo commerciale. Quindi, quanto fu venduto in successo? Fu venduto appunto di successo commerciale il retrocomputer che state comprando, più il retrocomputer fu venduto, essendo stato un successo commerciale, tanto più il retrocomputer manterrà la sua notorietà. Il suo ricordo sarà denso nella memoria degli utenti, quindi il ricordo migrerà nella dimensione del mito, essendoci stato molto spessore di mercato nel passato lontano della macchina. Ad esempio, gli Apple II furono un grande successo commerciale, oggi ce ne sono pochi, il loro valore sul mercato è assai elevato. Ecco, ma io sinceramente non ci spenderei nemmeno un euro, in quanto essendo macchine molto vecchie finireste per pagarle molto e molto presto vi daranno numerosi problemi tecnici alle tastiere, agli alimentatori, al chip, al monitor, per cui è più economico e più sicuro esplorare o ricordare il mondo degli Apple II nella dimensione degli emulatori, piuttosto che starsi a impelagare in un ginepraio costoso di guasti tecnici. Criterio dell'omologo. Cercate un Commodore 64 biscottone e non volete comprare un C64 Maxi? Ecco, allora lasciate stare il Commodore biscottone e compratevi un Commodore 64C oppure un Commodore 128. È hardware compatibile con un Commodore 64 biscottone, ma il Commodore 64C oppure il Commodore 128 è hardware meno vetusto. Cercate un Apple IIe oppure un Apple IIc? Ecco, prendete un emulatore software e state fuori da tutte le rogne tecniche. Avere macchine che vi daranno tanti, tanti problemi hardware. Cercate un Macintosh Plus oppure un Mac Classic oppure un Macintosh Color Classic? Ecco, lasciate stare, compratevi un Macintosh LC630. LC630 è l'ultimo Macintosh della famiglia 68000. Può processare programmi a 32 bit quanto a 24 bit, dando piena retrocompatibilità al vecchio mondo dei programmi Mac. Ma un LC630 avrà molte meno ore di lavoro sul gruppone di un Mac Plus, o di un Mac 512K, oppure di un Macintosh Classic, o di un Color Classic.
essendo l'LC630 l'ultimo dei moicani della famiglia Macintosh, oltre ad avere niente un po' di meno che un hard disk IDE. Cercate un iMac oppure un ebook, perché sono stati computer che hanno salvato Apple dal fallimento e furono un grande successo commerciale? Ecco, lasciate stare, sono hardware inaffidabile. Meglio se vi comprate un Macintosh Tower G3 Beige oppure un Macintosh Tower Blue e White. Questi Tower G3 sono hardware di rottura tecnologica, da SCSI a Fireweb, e quindi il loro valore storico è molto superiore al Cube, all'iMac e all'iBook, che furono hardware meno affidabile e non furono hardware di rottura tecnologica, come invece lo furono i Tower. Volete comprarvi un Mac G4 Cube perché vi piace il design della macchina? Ecco, lasciate perdere e compratevi un Mac G4 Tower. Meglio se selezionate l'ultimo dei moicani dei Tower G4 da 1.4 GHz. Lo pagherete meno di un G5, che è più potente e collezionato. Ma un Tower G4 da 1.4 GHz consumerà meno corrente elettrica di un G5, riscalderà meno di un G5, che praticamente i G5 sono dei forni da fonderia. Inoltre un Tower G4 da 1.4 GHz sarà più potente e più affidabile di un Cube G4. Volete comprarvi un Atari ST per rimpinguare la vostra collezione hardware? No, è meglio se prendete un emulatore software, avrete meno problemi. Volete collezionare una serie di computer Intel AMD Cirix a 16 bit e 32 bit? No, lasciate stare, collezionate invece solo le CPU. È facile e poco costoso rintracciarle sul mercato dell'usato. Potrete collezionare tutta la generazione di CPU 8086, 8088, 8286, 8386, 8486, Pentium 1, 2, 3, 4, AMD K5, K6, K7, Cirix, tutto quello che vi pare, nelle molte declinazioni di clock e varianti, riponendoli tutti dentro un grosso vaso di vetro. E vi risparmierete tutte le grane di avere macchine guaste che possono trasformarsi in rifiuti tossici pericolosi. Criterio della media bischera. Ecco, fate la media bischera dei prezzi di mercato di eBay di un modello e poi fatevi un'idea di quanto può valere. Ecco, questo criterio è un po' stupido, perché i prezzi di eBay sono richieste e non è detto che poi le richieste portino a una conclusione della vendita. Quindi a mio avviso io vi suggerisco di utilizzare altri criteri. Criterio del costo stratificato. Quanto vi costerà far riparare il retrocomputer guasto che state per comprare? Dal budget che avete stanziato sottraete le spese di manutenzione ed avete il prezzo di acquisto massimo che potrete al massimo pagare per avere l'oggetto che vi interessa. Criterio del valore storico commerciale. Ci sono computer la cui storia commerciale con il tempo acquisterà probabilmente un valore, perché sono mosche bianche in mezzo a mosche nere oppure pecore nere in mezzo a un'infinità di pecore bianche. IBM PS1. IBM PS1, macchina home computing prodotta da IBM. IBM produsse sempre hardware per il segmento business computing. Si contano sulle dita di una mano le volte in cui IBM guardò con interesse il segmento home computing. IBM PS1, un simpatico macinino, la cui storia è una mosca bianca. Home computing in mezzo ad un oceano di mosche nere e business computing. Acorn Archimedes A300 del 1987, un home computing non italiano, ma una potente pecora nera PPC RISC, precursore dei PPC del consorzio Apple IBM Motorola. Acorn Archimedes A300 fu il cugino emarginato commercialmente da Olivetti. Olivetti, che ebbe a preferire i Troyai PC 128 128S PC1, che era un computer nati morti. Acorn Archimedes A300, un gioiello che Olivetti ebbe per le mani ma non sfruttò a dovere per contenere l'Amiga 500. Compaq Presario 425, un macinino senza infamia e senza lode nel 1993.
con un computer economico con un 80486 da 25 MHz saldato sulla motherboard. La macchina ebbe a svalutarsi rapidamente per gli utenti a causa di questo difetto. Compaq Presario 425 ha però il pregio di avere pezzi PC standard, mouse standard, tastiera standard, disk drive standard, disco fisso standard, RAM standard, tutto hardware abbastanza facile da rimpiazzare in caso di guasto. Anche un modem in bundle, anche se non serve più a nulla. Inoltre ha un acceleratore grafico di serie sulla motherboard che altre macchine contemporanee non avevano. Inoltre l'80486 del Presario era capace di gestire molta RAM fino a 100 MB, che è un quantitativo stratosferico rispetto ai soli 10 MB del Mac Color Classic contemporaneo del Presario 425. Presario 425 della Compaq nel 1993, ma il Compaq del Presario 425 era anche capace di far girare dopo due anni Windows 95, a differenza dei merdosi Olivetti Domus Life con un obsoleto 80286 da 12.5 MHz. Ecco, il Compaq Presario 425 fu hardware modulare, con un facile accesso alla motherboard nonostante il case sia all-in-one, con un design Compaq molto simile ad Apple, con un design a metà strada tra Apple IIgs e Macintosh LSC. Quindi il Compaq Presario 425 è un esempio di PC, l'architettura PC, un home computer a cui servirebbe solo un CD-ROM esterno parallelo per collezionarlo al meglio. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.